Buongiorno! Se state pensando a come organizzare il vostro matrimonio, sono qui a darvi dei suggerimenti. Organizzare un matrimonio, infatti, non è così semplice e per esperienza personale so già che il solo pensiero mette un po' d'ansia. Ma cominciamo dal momento più emozionante per tutte le promesse spose. Come tante altre mie amiche, per esempio, ho vissuto la scelta dell'abito con la felicità stampata sul viso. Vado nell'atelier che ho scelto, proprio di fronte al Duomo. E anche questo è un segno, no? E già solo il trovarmi tra mille abiti fantastici. Non prendetemi in giro, ma mi sentivo la principessa di non so dove. Mi guardo attorno, tutti abiti unici, curati nei minimi dettagli. E una volta deciso il modello, non è affatto finita. Arrivano le misurazioni, gli aggiusti, gli accessori, il velo. Voglio viziarmi, mi son detta. Ho chiesto tanti piccoli particolari esclusivi che, sono sicura, sarò davvero l'unica ammirata protagonista del grande giorno. E ad ogni tocco in più, sentire la felicità che sale. Un abito come questo merita una scarpa semplice, raffinata e bellissima. La ciliegina sulla torta. Così, mettetevi in marcia come ho fatto io e eccoci in un atelier pieno di meraviglie. Tra i materiali, raso, pelle, verniciati, stampati, camoscio, nappa, pitoni, tra tacchi alti e tacchi bassi, larghi e sottili, applicazioni di Swarovski sulla tomaglia o sul tacco. E ancora, incisione a laser di nome, data o quello che volete, la scelta della fibbia in oro, argento o cristalli. Insomma, una personalizzazione completa ed esclusiva, data da tanti piccoli, preziosi accorgimenti e, volendo, persino creare una scarpa su disegno, assolutamente unica. Ed ecco realizzato un sogno. Scelti abito e scarpe in perfetta solitudine? Le tradizioni vanno rispettate. Abbiamo condiviso tutto il resto della preparazione del matrimonio. Ci mancherebbe. La scelta del fotografo, per esempio, uno dei nomi più noti e prestigiosi della città, l'abbiamo approvata all'unanimità, accolti nella splendente luce del suo studio. Parliamo di fotografia? Siamo stati un sacco di tempo ad ammirare il loro lavoro. Ci hanno descritto tante soluzioni e mostrato immagini, carte, formati, album e materiali che neanche sapevo esistessero. E abbiamo parlato di noi, di come ci sentivamo, di cosa avremmo voluto vedere nel nostro Just Married. Perché l'album di un matrimonio non deve solo essere una raccolta di belle fotografie, deve anche saper raccontare una storia, quella di ciascuno di noi, quella di un giorno speciale, unico ed irripetibile. Con loro abbiamo deciso di farci anche qualche foto del giorno prima e naturalmente abbiamo chiesto un video, semplice e neanche tanto lungo, giusto un ricordo animato. È stato meraviglioso pensare al viaggio di nozze, il nostro viaggio di nozze. Io e lui lontani da tutti, lontani dal mondo, finalmente marito e moglie. L'agenzia che abbiamo scelto, vicinissima al porto di Pozzuoli, ci ha proposto tante alternative. Europa, America, Oriente. Lui, il proprietario dell'agenzia, ci ha allettato con pacchetti eccezionali. Sembrava tutto realizzato su misura per noi. Potevamo spaziare col pensiero dalle città più belle del mondo ai luoghi incontaminati ed ancora selvaggi. Scegliere il nostro viaggio tra foto incredibili è stato un sogno. Ci soffermavamo su ognuna, immaginando i posti come se già stessimo lì, ma volevamo andare lontano, in un luogo con sabbia bianca e palme. Sì, era quello il posto. E alla fine abbiamo organizzato per filo e per segno il viaggio più bello della nostra vita. Dopo aver scelto, abbiamo deciso di fare la nostra lista di nozze proprio qui. Poi ci torneremo per viaggiare intorno al mondo, magari con i nostri bimbi. Perché, ripeto, c'era proprio l'imbarazzo della scelta, dal villaggio all'inclusive al viaggio d'avventura. Sì, penso proprio che ci torneremo. Vabbè, che ve lo dico a fare? La scelta delle bomboniere è stato un vero spasso. Ma lo sapete che non ci sono limiti alla creatività, all'artigianalità, alla qualità, alle possibilità di scelta di una bomboniera per il matrimonio? Ce n'è per tutti i gusti, dalla più classica all'oggetto di tendenza, dalle cose più semplici a quelle più particolari. Ce ne siamo accorti veramente quando abbiamo dovuto scegliere le nostre. Per questo ci siamo fidati dell'esperienza del nostro fornitore, lunga 50 anni, e delle sue infinite proposte, compresa la possibilità di personalizzare gli oggetti direttamente in fabbrica. E non meno importante, la cura ed esclusività della confezione. Dopotutto, la bomboniera è il ricordo del nostro matrimonio che lasciamo a tutti quelli che ci circondano del loro affetto. E poi c'è l'arredamento.
qui avevamo idee chiarissime. Il nostro nido doveva solo essere riempito delle nostre cose. E prima di tutto un lettone, un pezzo di grande ispirazione, per quello che dopo tutto è il cuore della casa. Che ne dite della nostra scelta? Per il resto abbiamo sfogliato cataloghi e visto pezzi per poter scegliere le piccole cose di cui avevamo bisogno. La cucina, il salotto e non so voi, ma la nostra casa finisce qui. Alla fine siamo riusciti a comporre il puzzle con il bravissimo architetto del negozio, che ci ha aiutato con proposte e soluzioni di nostro gusto e con la scelta di qualche mobile salvaspazio, funzionale alle dimensioni dell'appartamento e anche carino. Siamo stati bravi, abbiamo ordinato 2 o 3 mesi prima del matrimonio e tutto sarebbe arrivato in tempo ad abitare il nostro nido. Ve l'ho detto che abbiamo cominciato ad organizzare tutto quasi un anno prima della fatidica data? Sembra un tempo lunghissimo, ma inevitabilmente arriva. Coscienziosamente, la mattina del grande giorno, il mio uomo è andato a farsi bello. Voglio dire, ancora più bello. Riandando a quei momenti, me lo sono immaginato nel bel salone, accogliente e raffinato, del suo barbiere di fiducia, dove l'ho accompagnato qualche volta. Li conosce da ragazzi, il mestiere tramandato dal padre ai figli. La passione che li anima. Una spuntatina qua, un'altra là, un rilassante panno caldo sul viso e eccolo uscito come nuovo. E ora ditemi che ne pensate. Potevo io essere da meno? I capelli sono il mio punto forte, ma anche debole, nel senso che ci tengo moltissimo e che messa in tiro so di essere uno schianto. Insomma, se al mio matrimonio non ho i capelli perfetti, mi viene il magone. E invece quel santo o artista, decidetevi voi, del mio parrucchiere mi ha veramente soddisfatta. E mentre la truccatrice mi dava gli ultimi ritocchi, le sue abili mani mi trasformavano letteralmente i capelli, da lunghi, sciolti, ad un'acconciatura perfetta e perfettamente come la volevo. In tutto, giusto 10 minuti di magici tocchi e fruscii di capelli. Che ne dite? Quando è stato il suo turno di decidere l'abito, naturalmente non c'ero, ma voglio dirvi che me lo sono immaginato 1000 volte, il mio bellissimo lui, affascinante lui, che guarda attento a tutti i dettagli, sicuro con me nel suo carattere, ma anche esitante perché lo sa benissimo, la sua scelta deve assolutamente piacermi. E poi è un pignolo, e così eccolo ad aggiustarsi i polsini, il colletto, la farfalla, il ciuffo. Ehi, vestirsi per un uomo non è più facile che per la donna. Il ricevimento non l'abbiamo mica organizzato al chiuso. È vero, sono un po' claustrofobica, ma in una location che dire splendida e poco. Il mare, la spiaggia tutta per noi, i tavoli lungo il bordo piscina, ogni dettaglio curato al massimo. Insomma, l'infinito e oltre. Guardiamoci negli occhi. Se non in questo giorno, il più desiderato da noi romantici, quando realizzare l'evento più fantastico ed esclusivo della nostra vita. Ricordo bene quando abbiamo visitato il luogo e nella mia testa mi vedo già vestita e lui con me, che giriamo, ci guardiamo attorno e pensiamo sì, è qui che voglio festeggiare. Guardate le immagini della notte, quella vera del ricevimento. Parlano da sole di un'atmosfera meravigliosa, magica, e la nostra emozione di aver accolto così bene quelli che ci vogliono bene. Ehi, ho dimenticato di parlarvi dei fiori! E invece, anche su questo la nostra, ok, la mia attenzione è stata massima. Non potevo farmi sfuggire l'occasione. Con l'aiuto del mio esperto flower shop, ho scelto un bouquet realizzato con tulipani e dianthus bianchi e orchidee. Poi abbiamo creato un percorso ornato di violaciocche, rose, tulipani, gipsofila, dianthus e orchidee, di colonne bianche con grandi composizioni in stile vegetativo e strutture in ferro battuto a gancio in stile shabby chic, con edera pendente, orchidee e rami di betulla. Alla fine, una meravigliosa composizione ad arco all'americana, con veli d'organza e cristalli Swarovski in sospensione, l'arco da cui Cupido scaglia le sue frecce.